Riteniamo che di fronte a questo silenzio, che rende ancora più incomprensibile quanto accaduto, non ci siano più le condizioni di agibilità politica per continuare a militare in Forza Italia. Io non nascondo che non conosco e non ho mai sentito nominare nomi di candidati che sono presenti nelle liste di Forza Italia. È ovvio che quando si fanno delle liste ci sono una serie di difficoltà, ci sono una serie di problemi che vanno affrontati, ma noi la volta scorsa coinvolgemmo il territorio, coinvolgemmo i coordinamenti provinciali delle varie province, coinvolgemmo i parlamentari uscenti, facemmo una serie di riflessioni, ma la cosa più importante è che garantimmo al territorio la rappresentatività, cosa che credo, leggendo quelli che sono i candidati questa volta, non è stato fatto. Il tavolo nazionale era composto dai capigruppi di Camera e Senato, dal coordinatore nazionale Tajani e mi risulta, a volte era presente il presidente Berlusconi, altre volte era presente la compagna, l'onorevole Fascina. Quindi questo era il tavolo. Poi se abbiano fatto riferimento ai coordinatori regionali o meno, non lo so. E poiché non ci sono state risposte, non ci sono stati chiarimenti, delucidazioni che riguardano un tema che non è personale, questo è importante chiarirlo subito, riteniamo che di fronte a questo silenzio che rende ancora più incomprensibile quanto accaduto, non ci siano più le condizioni di agibilità politica per continuare a militare in Forza Italia. Non è dato sapere ovviamente quali siano stati le rappresentazioni che sono state fatte al presidente Berlusconi. Di certo, quando il nostro coordinatore in carica prima e poi sostituito, come sapete, sulla base di una intesa, ha cercato di interloquire col presidente Berlusconi, questo non è stato possibile. In tutte le regioni d'Italia si sono operate scelte capotiche, si è costruito una sorta di club, dove ci sono gli iscritti al club che fanno parte di quelli che sono i candidati alle prossime elezioni politiche. Vediamo in campagna. Io leggo nomi di candidati, per l'amor di Dio, potranno essere i più bravi e i migliori dal punto di vista elettorale del mondo, ma che io non conosco, non so chi siano, non ho mai sentito nominare. E non sono l'ultimo arrivato, sono una persona che su questo territorio faccio la politica, ho fatto il coordinatore regionale di questo partito per tanti anni, io non nascondo che non conosco e non ho mai sentito nominare nomi di candidati che sono presenti nelle liste di Forza Italia. Qual è stata la logica che ha portato i responsabili a formare le liste in una determinata maniera? Quella del merito? Quella dell'appartenenza al territorio? Quella della forza elettorale? O quella dell'appartenenza ad un club?